Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi un video pomeridiano così improvvisato, lo facciamo anche molto breve, perché stamattina mi sono svegliato e trovo sulla mia casella di posta, sui commenti di YouTube, sul mio profilo Facebook, tutti quanti i messaggi che mi dicono: "Ah, hai letto l'articolo della Gazzetta, Conte va all'Inter, non va alla Roma, ah, pagliaccio, ti sei sbagliato, bla bla bla". Porca miseria, cos'è successo stanotte? Allora vado subito a informarmi su internet e trovo effettivamente questi flash di notizia di questo articolo di Walter Veltroni sulla Gazzetta dello Sport a Antonio Conte. E dico: porca miseria, mi sono sbagliato, devo chiedere scusa a tutti ragazzi, devo chiedere scusa a tutti, mi ero veramente sbagliato. Eppure le carte di Cattelan dicevano che la Roma era una delle squadre finaliste e invece Conte dice no alla Roma. Vabbè, incuriosito, allora esco, cappuccino pasta e vado a comprare la Gazzetta dello Sport. Conte, torno e vinco. Roma, ora dico no, voglio subito un progetto top Inter più vicina. E niente, ci avete ragione, ragazzi, ci avete ragione. Inizio a leggere l'articolo, anche un po' contrariato. Dico: ma è possibile che abbia sbagliato così tanto la mia previsione che Conte abbia chiuso le porte alla Roma così nettamente? Premetto, io ho fatto scienza delle comunicazioni, un articolo di giornale lo so abbastanza leggere. Non so se qualcuno di voi l'articolo l'ha letto. Ormai inizio a pensare quello. Andiamo avanti. Leggo. Dopo l'inizio in cui descrive la sua storia, le sue scelte tattiche, tutto quanto, parla del perché ha lasciato la Juve, articolo interessantissimo. Veltroni gli chiede: torneremo un giorno per completare questa promessa? La promessa alla Juve di vincere la Champions. I matrimoni, per esserci, devono essere da ambedue le parti. Penso che la Juve abbia iniziato un percorso e penso che siano molto contenti di Allegri, che sicuramente ha continuato il lavoro, sta facendo molto bene. Un domani non si sa mai. Allora, immaginiamo che Conte sia un ragazzo molto bello, corteggiato da quattro ragazze. Ok? Gli chiedono: prima cosa, tu, ragazzo molto bello, torneresti con la tua ex? Dice: sì, guarda, però adesso è fidanzata con un ragazzo molto bravo, sono molto felici insieme, un domani succedesse qualcosa tornerei, ma adesso no. Questo. Quindi non so dopo come fanno a dare il 5% di probabilità alla Juve, perché lui dice: adesso no, c'è un ragazzo molto bello. Si lasceranno con Allegri? Non si sa, ma per il momento lui dice così. Ok. Poi, secondo punto, una società che voglia Conte cosa deve proporgli? Faccio un estratto. Oggi, se qualcuno mi chiama, sa che io devo incidere con la mia idea di calcio e con il mio metodo. Primo punto. Secondo punto. Poi ho un problema, la vittoria. Quindi gli chiedono: ma tu, ragazzo molto bello, che cosa cerchi da una ragazza per far sì che essa diventi la tua sposa? Gli dice: io voglio che questa ragazza rispetti le mie idee e che soprattutto sia una ragazza seria che mi permetta di vincere nella vita. Adesso rapportiamolo all'amore, non lo so. Ok, quindi gli chiede: ma vale anche per Inter o Milan? Vale per qualsiasi squadra. Io devo avere la percezione di poter battere chiunque, altrimenti senza problemi posso continuare a restare fermo. Quindi ti dice: vale anche per Kelly e donna? Ma vale per qualsiasi donna, vale. Vale per qualsiasi ragazza, vale. Io non ho problemi, altrimenti posso anche restare single. Altre due ragazze che risponde così. Altro punto. I tifosi della Roma sognano Totti presidente e Conte allenatore. Rimarrà un sogno? Mi sono innamorato di Roma, frequentandola nei 2 anni in cui sono stato CT. All'Olimpico senti la passione da parte di questo popolo che vive il calcio con un'intensità particolare che per la Roma va fuori di testa. Oggi le condizioni non ci sono, ma penso un giorno, prima o poi, io andrò ad allenare la Roma. Praticamente gli chiedono: ma invece, cosa ne pensi di Brenda, tu ragazzo molto bello? E dice: io sono innamorato di Brenda, però al momento Brenda non è una ragazza seria, per cui io non riesco ad impegnarmici. Ma tu, Brenda, diventa una ragazza seria. Te lo dico sul giornale, sul primo giornale sportivo d'Italia. Brenda, diventa una ragazza seria e io sarò il tuo sposo. Ritorniamo al punto 2. Cosa serve? Serve che rispetti la sua idea di calcio. E lui è un problema, la vittoria. Quindi su questo articolo cosa ha detto? No, che va all'Inter. Dove
caspita l'avete letto che va all'Inter? Dov'è scritto su questo articolo? È virgolettato. Dov'è che dice va all'Inter? Io non l'ho capito, non l'ho letto. Ditemi qual è il punto che dice va all'Inter. Anche il giornalista della Gazzetta che poi ha fatto il resoconto e messo il titolo. Qual è il pezzo che dice va all'Inter? Lui dice, l'Inter è una delle ragazze che dovrebbero avere serietà. Ma io sono innamorato della Roma. Allora tu, pallotta. Tu, pallotta. Dammi una squadra che mi faccia vincere e dammi carta bianca per farmi vincere. E un giorno, non oggi, un giorno, cioè a fine campionato, io vengo da te, ma mi devi far vincere, pallotta. Avete capito? Così si legge un articolo, non si legge dal titolo acchiappa like. Acchiappa like. Sta parola che dite sempre, acchiappa like, è facile acchiappare like. Con un giornale di Milano che scrive Conte all'Inter. Ma scrivi bene quello che c'è scritto dentro. Scrivi bene il virgolettato. Sono innamorato della Roma. Pallotta, dammi una squadra per vincere. E io arrivo. Ciao ragazzi, a stasera.